jazz, però non mi reputo una cantante jazz, nel senso per me per quello che mi serve, in realtà il jazz è una consapevolezza che va a cascata, no? E che mi serve per le mie cose, perché io sono una cantautrice, scrivo anche solo strumentali e riarrangio il jazz in maniera più confacente in realtà a quello che è la mia vocalità. Sono un contralto, quindi un po' grossa come voce. E poi, essendo figlia d'arte, sono figlia di due pianisti, quindi classici, quindi nella mia musica cerco di mettere un po' tutto quello che ho ascoltato nella mia vita. E niente, quindi per me il progetto fondamentale è sicuramente la mia musica, oltre che una consapevolezza migliore di quello che è il jazz, che dà delle soluzioni armoniche, melodiche, infinite, pazzesche, poi quello che è lo skat, l'arte dell'improvvisazione, che in realtà tutto è fuorché una cosa a sentimento, ma è il sentimento che si unisce alla consapevolezza. E niente, quindi in progetto, in programma c'è sicuramente quella di spingere la mia musica, che sicuramente ha un sapore, un retrogusto jazzistico, con musicisti che si occupano fondamentalmente del jazz, in collaborazione con persone che stimo moltissimo, quali Gaetano Riccobono, che è il mio insegnante e che amo profondamente musicalmente, con Riccardo Robbue, Marco Grillo, che è un talento emergente, chitarrista, Carla Restivo, il suo quintetto, Alessio Romeo, che è un pianista con cui ho un bel feeling musicale, insomma, quindi spero di portare delle innovazioni rispetto a quello che il commercio musicale in questo momento offre.